Intanto oggi al Senato avvio della discussione sul decreto immigrazione, che tra l'altro prevede l'abbattimento dei tempi di attesa per i richiedenti asilo e l'accoglienza diffusa. Massimo 3 migranti per 1000 abitanti è il tetto che chiedono i sindaci, come ha sottolineato oggi il presidente dell'ANCI. Sul decreto le critiche della Lega. Ci sono perlomeno quasi 300.000 persone che sono in stato di clandestinità sul nostro territorio o in giro per l'Europa ed è tutto evidente che quei centri che il ministro propone non sono sufficienti a garantire di risolvere la situazione.